ragazzi, foto di persone che rischiano la vita soltanto per una foto. Voi che cosa fareste per la foto perfetta? Rischiereste la vostra vita per diventare virali? Cosa? Oh mio Dio, io non riesco a restare in equilibrio nemmeno sul marciapiede. Figuratevi su una fune collegata a due scogli e al centro. Sappiamo tutti che fine farebbe se cadesse lì sotto. Però almeno ha l'imbracatura. Una cosa intelligente almeno l'ha fatta. Anche se si stacca la fune dallo scoglio, l'imbracatura non è che serva a tanto. Non capirò mai queste persone che fanno questi sport veramente estremi. Dicono che hanno più bisogno di adrenalina. Ma raga, la vita non è tipo sempre adrenalina. Covid, nuovo DCPM. Oh, quello è veramente una lunga caduta. Ma ci arriverà vivo una volta sceso? Non si riesce a vedere neanche la fine. Non si riesce a vedere dove cadrà. Perché ti sei buttato lì sotto? Questa è ancora più pazza. Neanche l'imbracatura tiene. Si sta tenendo su quella roccia soltanto con una mano, così. Immaginate tutta la forza del corpo solo sulla vostra mano. Io già a tenere due buste della spesa mi vengono tutti i segni sulla mano e sono stanchissima e devo fermare dopo 2 minuti. Questa arrampicata nel nulla, cioè yoga sugli scogli. Ma non potevi fare yoga normalmente sul pavimento come tutti? Io ste cose non ce la faccio. Chi sono quei poveretti come me che soffrono di vertigini? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io ci sono con voi. Immaginatevi il balcone senza le ringhiere, no? Mi verrebbe un infarto. Photoshoot di coppia da non fare assolutamente. Ma proprio su un ponte sospeso nel nulla. Qui è stato fatto soltanto per far passare il treno. Vi dovevate mettere a fare le foto. Non c'erano altri posti per scattare le foto. Non soltanto rischi di cadere giù, ma se arrivassi un treno, che cosa faresti? Parlando di altre stupidate, questo è un esempio perfetto. Volevasi semplicemente dimostrare che quel sasso non fa parte della montagna, è soltanto incastrato fra una montagna e l'altra. E tu giustamente sei così intelligente da salirci su e farci la foto come dimostrazione e prova, non saprai dire. Ma vuoi morire? Sei serio? Bene ragazzi, ci sono 4 persone che stanno facendo la fila per buttarsi giù da questo scoglio gigante. Non c'è solo uno stupido, stanno gli altri 3 stupidi dietro a lui. Sapete il detto? Se i tuoi amici si buttano da un ponte, tu cosa faresti? Ovvio, faccio la fila che mi butto pure io. Scusate. Voi direte, ma c'è l'acqua! Ma questo scoglio è davvero alto. Anche se tu ti butti nella posa giusta, ti farai male lo stesso. Più dall'alto scendi, più con forza cadi giù. I lividi non te li toglie nessuno. Non avevi altri posti in cui andare a sederti, in cui andare a goderti il panorama? Dovevi proprio salire su uno scoglio ripido del genere? Ma metti caso caschi. Dove devi finire? Questa montagna non ha fine. Cioè, guardate lì. Questo forse è peggio raga, qui non hai nemmeno lo spazio per mettere i piedi, cioè questo sta andando in punta dei piedi, ma quanto devi essere matto? Anche soltanto fare così è tipo impensabile, sembra che abbia la tuta da lavoro, ma chi ha la tuta da lavoro dovrebbe avere l'imbragatura al lavoro, le protezioni. Perché sapete che cosa succede se una persona casca giù mentre sta lavorando? Se vive, avrai sicuramente un risarcimento di miliardi, tipo. Nemmeno questo è contento. Dove sta andando? Non lo so, ragazzi. Magari stava sopra la montagna e mo sta scendendo con sta corda nel bel mezzo del nulla. Io non li capirò mai, queste persone. Quando arriverà sotto, non si vede neanche la fine. Sembra che ci vogliono 2 ore. Allora, io dico, lascia cadere tutto, buttati giù che magari ci arrivi prima. Cosa hanno le persone che non va? Ogni volta che vedo i documentari c'è sempre una scena del genere. Ma che c'hanno queste persone con queste barchette? Non so come si chiamano queste cose, ok? Ma perché ti devi buttare giù da una cascata? Se ti butti giù da una cascata non vivi. Poi hanno aspettato l'ultimo minuto per fermarsi e levarsi da lì. Non lo potevate fare prima, cioè dovevate arrivare fino alla fine per forza, cioè no, io da qua non me ne vado finché non percorro l'ultimo centimetro che arrivare. È vero quest'albero? Oh my god.
god. Sapevo che esistessero degli alberi veramente grandi, ma questo è largo, è lunghissimo, cioè mai visto un albero così enorme. Guardatelo in confronto a queste persone. Poi stiamo facendo quella cosa, due, no? Così, dai, se moriamo, moriamo insieme, non siamo soli, yeah! Quando le tue amiche ti chiedono le foto, è questo che dovresti fare per loro, ok? Rischiare completamente la tua vita soltanto per un Instagram selfie, un Instagram picture. Bene ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. E detto questo, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se siete nuovi e se vi va venitemi a seguire sul mio profilo Instagram. Detto questo, vi mando un super mega bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!